la velocità con cui dobbiamo lavorare, dobbiamo progettare e edificare ogni volta un negozio, un ristorante, e come la nostra professione debba essere politecnica per rispondere alle necessità del retail, che negli anni diventa più complesso, che risponde ai cambiamenti della società. Tra professionisti bisogna associarsi, noi l'abbiamo fatto con lo studio Supernormal quest'anno, non è possibile che una figura professionale soddisfi tutte le richieste e le necessità di questo lavoro. Quindi noi ad esempio siamo un gruppo di ingegneri, architetti e graphic designer e di manager dei contenuti che trattano il retail da tanti punti di vista. L'unione di tante competenze riesce a soddisfare e ad avere un pensiero con diverse competenze, quindi che risponde meglio alle esigenze dei nostri clienti solitamente. E ogni volta che c'è una crisi bisogna capire come reinventare il lavoro, noi lo facciamo quotidianamente anche per i nostri clienti. Come dicevo prima, guardare le cose da prospettive diverse, non dalle prospettive consolidate pre-crisi, può aiutare, e cercare di capire quali sono le trasformazioni per ogni settore aiuta. Non è il nostro lavoro che è in crisi, anche il retail dal 2009 al 2019, oggi lo spiegherò nello speech, ha avuto un cambiamento epocale grandissimo. Però è nuovo, è disintegrato, io dirò che è disintegrato ed è intorno a noi, è esponenziale come si moltiplica e come si soddisfa le nostre esigenze.